Siccome mi era appena arrivata una nuova edizione del dizionario di Aldo Gabrielli, allora ho detto, ma chissà se nella successiva edizione ci sarà la voce cucù. E siccome avevo dei dubbi, l'ho scritta lì per lì e ho detto, scriviamo la definizione per la nona edizione, attualmente siamo all'ottava, ma possiamo ben immaginare di essere già arrivati alla nona. Che io ho datato Milano Mondadori 2010, perché i dizionari in fondo hanno bisogno di un po' di anni per arrivare a nuove edizioni, e dico, scusate se mi cito, ma mi piace citarmi, nella nona edizione del grande dizionario illustrato di Aldo Gabrielli si legge alla voce cucù, due punti virgolette, termine scherzoso derivato dall'incrocio dell'onomatopeico cucù o cucù, vedi, con il giapponese haiku, haikai, vedi. Il termine fu proposto dal poeta Vito Riviello, fondatore della cosiddetta cucumania o cuculatria, ossia culto dello sberleffo in versi. Il cucù, da non confondersi con il gestuale marameo, vedi, cui alcuni autori lo legano per l'indubbio carattere di bonaria provocazione, ha conosciuto una grande diffusione, non soltanto in Italia, ma anche all'estero, grazie soprattutto all'Alitalia, che da anni offre ai suoi passeggeri dei cucù da viaggio opportunamente preparati per resistere alle alte quote. In alcuni cucù, tuttavia, vi sono i germi di una profonda disperazione, sempre filosoficamente accettata, il che sembra essere un segno tangibile della loro locale. E qui, chiudendo le virgolette, mi congedavo dal lettore, di questo libro, introducendolo al cucù.